Bentornati a Motorpad TV per la seconda parte della puntata, quella dedicata alle novità e i test della settimana. E anche oggi tante auto da vedere. Iniziamo con la Citroën C5 Cross, la submedia francese che si rinnova e soprattutto nel design, ma aggiunge tanta tecnologia a bordo. Vediamola nel servizio. Citroën C5 Aircross, il SUV medio della casa francese, è un modello di grande successo. Le oltre 260.000 unità vendute dal lancio, di cui 18.000 in Italia, sono la conferma. Arriva ora il momento dell'aggiornamento di metà ciclovita e le principali novità le vediamo immediatamente nel design, con linee nette geometriche più robuste e tipicamente da SUV, con il frontale verticale e la firma luminosa a forma di V. Coinvolti nel restyling anche gli chevron, che si separano dalle luci diurne e collegano i gruppi ottici a LED, mettendo in maggior risalto la calandra. A trasformare la C5 Aircross in maniera più dinamica contribuiscono il cofano orizzontale, le ruote di grande dimensione e lo skid plate di protezione. Non vengono modificate le dimensioni di 4,5 m di lunghezza. L'abitacolo viene trasformato in chiave tecnologica a partire dal cruscotto digitale da 12,3 pollici personalizzabile, affiancato da un touchpad da 10 pollici posizionato sulla plancia, che gestisce diverse funzioni del veicolo. Nel caso della plug-in hybrid è dedicata alla schermata, dove viene mostrato il flusso di funzionamento del sistema ibrido. Il tema del comfort è un argomento preso molto seriamente in Citroën e C5 Aircross prevede i sedili Advanced Comfort e a rendere più comodo il viaggio contribuiscono le sospensioni con smorzatori idraulici progressivi che attenuano le asperità della strada. I tre sedili posteriori individuali sono scorrevoli e il bagagliaio offre un volume che varia da 460 a 720 litri. Per le motorizzazioni sono previste un benzina e un diesel entrambi da 130 cavalli, mentre al vertice della famiglia si posiziona la hybrid con 225 cavalli. La batteria da 13,2 kWh permette di percorrere fino a 55 km in modalità elettrica, quelli che servono per i percorsi urbani giornalieri. La ricarica varia a seconda della fonte utilizzata e con una wallbox da 7,4 kW richiede meno di 2 ore, mentre da una presa domestica ne servono 7. In dotazione sono compresi entrambi i cavi. Ampia la gamma di tecnologie per la sicurezza con 20 sistemi di assistenza per una guida assistita di livello 2. 5 gli allestimenti in listino con prezzi che partono da 29.700 euro per i benzina, 31.200 per i diesel e 43.350 per la hybrid. Attraverso la Concept Manifesto, Dacia ha mostrato le linee guida dei modelli del futuro, tutte improntate sulla sostenibilità. Vediamo insieme la macchina e capiamo perché. Gli obiettivi che Dacia si è posta per i prossimi anni sono tutti contenuti all'interno del Concept Manifesto, che ha il compito di esplorare e sviluppare i concetti del cambiamento, a partire dal rispetto dell'ambiente e dall'avvicinamento al mondo outdoor. È una concept volutamente ricca di proposte, alcune molto audaci, e anche se non andrà mai in produzione con queste forme, racchiude tutte le idee e le proposte che vedremo sulle vetture nei prossimi anni. La Concept Manifesto si basa su tre assi portanti, essenziale ma anche cool, robusta e outdoor, ed EcoSmart. Lunga 3,60 m è una buggy con ruote alte e carrozzeria ridotta al minimo, una scelta per togliere tutti i filtri tra i passeggeri e l'esterno. Non ci sono porte, finestrini, parabrezza e al posto del portellone c'è un piano di lavoro. Lo smartphone viene integrato nella plancia e il sistema U-Clip permette di fissare con grande facilità gli accessori utili. È previsto un unico faro anteriore di grande potenza, estraibile per trasformarsi in una torcia. È una vettura elettrica e per vivere all'aria aperta ha la trazione integrale, ampia altezza dal suolo, ruote di grandi dimensioni e una carrozzeria in grado di resistere ai terreni più impervi. Gli interni sono lavabili con un semplice getto d'acqua, il rivestimento dei sedili è amovibile e diventa in pochi secondi un sacco a pelo. La batteria fornisce elettricità tramite una presa domestica, trasformando manifesto in una fonte di energia. Porta al minimo l'impronta ambientale grazie alla carrozzeria realizzata in gran parte con plastica riciclata e l'abitacolo è allestito con materiali naturali come il sughero che riveste la plancia. Un altro elemento innovativo del veicolo sono gli pneumatici airless che non si possono forare e durano per tutta la vita della manifesto.
Sul frontale il nuovo logo con le lettere minimaliste dove l'emblema Dacia Link ha la D e la C che si intrecciano come gli anelli di una catena e che vedremo su tutta la gamma insieme alla tinta inedita Lichen Khaki, una sfumatura di verde che ricorda il muschio e la terra. Il marchio IONIQ rappresenta per Hyundai le vetture elettriche. Arriva un secondo modello, la IONIQ 6, che si affianca alla IONIQ 5 e che vedremo tra poco sulle strade. Ve la facciamo però vedere in anteprima. Si allarga la gamma dei modelli elettrici Hyundai con la presentazione della IONIQ 6, che diventerà l'ammiraglia della casa coreana. Utilizza la piattaforma EGMP ed ha una lunghezza di 4,85 m, una larghezza di 1,88 m e un'altezza di 1,49 m, molto aerodinamica con superfici pulite e senza nervature. Il design della IONIQ 6 è ispirato dal movimento streamline degli anni 30 e 40, questo movimento dove c'era l'esplorazione, pionieristico, provare forme nuove, aerodinamiche, il tutto per aumentare l'efficienza aerodinamica dei veicoli. Non erano solo macchine, erano anche moto, treni, aerei, qualsiasi cosa si muovesse. Questa è stata l'ispirazione che ci ha portato ad avere questa architettura arco unico, una curva dal frontale al posteriore per avere dinamismo, per avere questo profilo a goccia, questo profilo molto aerodinamico. Abbiamo passato molte ore in Galleria del Vento, il CX è di 0,21. È disponibile con 3 motori e 2 pacchi batteria, quella a lunga autonomia 77,4 kWh, può essere abbinata alla trazione posteriore con singolo motore da 228 cavalli. Oppure la trazione integrale con due motori ed una potenza combinata di 320 cavalli. L'autonomia in fase di omologazione arriva fino a 610 km. In alternativa la batteria standard a 53 kWh solo a trazione posteriore con motore da 151 cavalli. La piattaforma EGMP consente le ricariche a 800 volt ultraveloci per passare dal 10 all'80%, bastano infatti 18 minuti utilizzando però le colonnine ultra fast da 350 kW. All'interno sono utilizzati solo materiali sostenibili e il passo di 2,95 m ha permesso di rivedere l'abitacolo con due display da 12 pollici, uno per l'infotainment ed uno per il cruscotto. Ai lati due schermi mostrano le immagini che arrivano dalle telecamere che sostituiscono gli specchietti retrovisori. Ogni IONIQ è disegnata per avere un'identità propria, è un design language diverso, ma il filo comune che le unisce tutte sono i pixel, ad esempio, che è una grafica che ci portiamo in ogni modello IONIQ del futuro. Ovviamente questi pixel non sono solo grafici, sono anche funzionali, sono nella fanaleria, come si può vedere qua dalle immagini, anteriore e posteriore per essere riconoscibili sia di giorno che di notte, quindi una firma quasi per il marchio IONIQ. Arriverà ad inizio 2023, non sono ancora stati comunicati i prezzi, le prime indicazioni parlano di un posizionamento vicino a IONIQ 5 per offrire la scelta tra due differenti tipologie di carrozzeria. Le gare d'auto sono una mia grande passione. Ho avuto la possibilità di partecipare alla tappa di Monza della Renault Clio Cup Series, che valeva anche per il campionato europeo. Volete sapere come sono andato? Beh, guardiamo il servizio. La passione di Renault per lo sport ha nella Clio Cup Series uno dei pilastri fondamentali. Dal 1991 tutte e cinque le generazioni del modello hanno corso in pista e quella che si sta disputando è la 31esima edizione, risultando così come uno dei trofei monomarca più longevi nella storia del motorsport. Si disputa con vetture tutte uguali e la Clio da corsa monta un 1.3 turbo 4 cilindri da 200 cavalli di potenza ed è equipaggiata con un cambio sequenziale a marcia azionato da una leva prodotto dalla Sadev. All'interno della Clio Cup Italia si svolge la Press League, una speciale classifica che vede impegnati in ciascun appuntamento due giornalisti che si alternano al volante della numero 333. Making sure they're all well prepared. There is the 333 machine, which is being driven in this race by Paolo Pirovano. Motorpad TV è stato invitato a partecipare alla tappa di Monza, gara valida per il campionato europeo, per il titolo italiano e per il trofeo dell'Est Europa, che ha portato al via la bellezza di 44 auto, un vero record. Facciamo parte di un ristretto numero di giornalisti, solo 12 selezionati, che per un weekend passano dalla scrivania al volante, indossando casco e tuta, raccontano direttamente dall'abitacolo cosa vuol dire correre in auto.
Eccoci quindi alla guida e partecipare allo storico monomarca che prosegue la lunga tradizione di gare iniziata negli anni 70 con il Renault 5. È promosso da Fast Lane Promotion ed il team che segue la Press League e gestisce la Clio gialla della Renault Italia è Oregon Team, da sempre legato al marchio francese. Si capisce subito che il livello della competizione è altissimo con diversi specialisti della categoria dove i piloti italiani sono tra i principali protagonisti del campionato. I vari Elmini, Torelli e Ricciardini lottano e conquistano la vittoria finale contro gli esperti francesi. Dal canto nostro cerchiamo di conoscere l'auto e puntiamo a migliorare i tempi ad ogni giro, provando a non fare danni e soprattutto a non essere troppo d'intralcio nelle fasi ravvicinate. Portiamo al termine il nostro compito concludendo la gara al 33° posto nell'assoluto e 15° nell'italiano. Niente male considerando che sono partite 44 auto. Quella della Clio Cup a Monza è stata un'esperienza unica perché un conto è scrivere e commentare un avvenimento sportivo, lasciandosi magari andare a critiche e consigli, un'altra è esserne parte attiva per capire quali sono le difficoltà, le emozioni e le situazioni che i piloti devono affrontare. Ancora una volta vanno fatti i complimenti a tutti i driver che scendono in pista con la Clio, perché è fin troppo semplice dirlo, sono davvero bravi e veloci. Bene, dopo le mie avventure sportive direi che la puntata è arrivata veramente alla fine. Vi ricordo di seguirci come sempre sul web e su tutti i canali social, ma una cosa non cambierà mai ed è il nostro consiglio. Guidiamo con la testa. Ci vediamo settimana prossima.